anche una relazione che permette di mettere in relazione chiaramente il mondo del privato e il mondo del pubblico. Allora, saluto tutte le autorità presenti, i vertici dell'Aeronautica. Ricordo che ho fatto il servizio militare nell'Aeronautica, quindi sebbene sia stata un'esperienza di soli 10 mesi, sono del 72, quindi una delle ultime generazioni che ha fatto questa esperienza, la ricordo con grande piacere ed è stato molto, molto formativo, e chiaramente saluto tutti i colleghi della stampa qui presenti. Mi preme solo darvi un brevissimo accenno storico per far comprendere come questo partenariato pubblico-privato di cui si parla molto oggi ha in realtà una radice storica molto rilevante che ci permette anche di comprenderne in qualche maniera l'importanza. Allora, sono andato un po' a scartabellare nelle varie missioni del Novecento e la più importante forse proprio in termini di relazione è stata quella che ha permesso ad Amundsen, il norvegese, forse c'è qualche collega norvegese in collegamento, non lo so, quindi sarà felice, il norvegese, di conquistare il Polo Sud nel 1911. Quella missione, come forse ricorderete, veniva dopo la conquista nel 1908 del Polo Nord da parte di Cook. Fu molto interessante perché in realtà riuscì a partire grazie sostanzialmente a due fattori che sono due similitudini importanti con la missione di oggi. Innanzitutto la nave Fram, forse qualcuno di voi l'ha vista, c'è un museo proprio a Oslo dove è conservata questa nave, è una nave privata ed era stata consegnata da un collega, da Nansen, un altro importante scienziato, ad Amundsen. Quindi senza quella partecipazione di un capitale privato, in realtà quella missione non ci sarebbe stata. L'altra similitudine, secondo me, molto rilevante, è che Nansen aveva posto una condizione per quel viaggio. Aveva detto, va bene, io ti do la nave, ma le finalità devono essere scientifiche. In realtà Amundsen giocò, diciamo, in realtà un po' di sponda, perché doveva partire per il Polo Nord, come forse ricorderete, per studiare le correnti oceaniche, invece poi, visto che il Polo Nord era già stato conquistato, partì per il Polo Sud e quindi non risolse quell'aneddoto scientifico, insomma. Però mi sembrava anche rilevante ricordare come nella storia ci sono già stati questi grandi partenariati tra il pubblico e il privato e hanno permesso grandissimi risultati. Insomma, quindi quello che oggi consideriamo come un cambio importante anche di modello, in realtà ha già avuto degli elementi e degli esempi molto, molto interessanti nella storia. Insomma, come mi piace sempre ricordare, storia magistra innovazione. Insomma, non è che la storia si ripeta sempre uguale, però ci può dare degli spunti per comprendere il futuro. Bene, allora entriamo nel vivo di questa presentazione. Chiaramente tutti noi stiamo aspettando i particolari della missione, il logo, il nome, insomma, e quindi invito subito sul palco il colonnello Marco Galgani, vice capo ufficio generale per lo spazio dello Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, che detiene anche un po' il controllo di questi particolari che per adesso sono top secret, che andiamo a svelare. Prego. Allora, le passo un microfono. Opla. Perfetto. Allora, prima di lasciarla parlare, in realtà abbiamo un video di Virgin Galactic che pregherei la regia di mandare. What does spaceflight with Virgin Galactic entail? Well, it has a unique combination of revolutionary design innovations that make it like no other vehicle that has ever gone before. Firstly, air launch. Most rockets you see make a loud and bumpy vertical launch from the ground. To launch from the ground requires huge amounts of energy to lift the vehicle from a static start and to propel it through the thickest parts of the Earth's atmosphere. Instead, Virgin Galactic spaceflight starts with a smooth runway takeoff, not dissimilar to a conventional commercial airliner. The spaceship, attached to a mothership, gracefully ascends to the launch altitude of around 50,000 feet, bypassing the thickest parts of the Earth's atmosphere, making it far more energy efficient and far more comfortable for the passengers inside. When the vehicles have reached the launch altitude and location, Mission Control provides clearance for release. Release, release, release. The pilots activate the launch and set spaceship free. Within seconds, the rocket motor ignites as the vehicle starts its rapid ascent toward the stars. During this awe-inspiring journey, the spaceship reaches speeds of up to 3 times the speed of sound, and out the window, passengers will watch the color change from blue through indigo,
and then to the iconic inky black as they soar into space. Once the rocket motor shuts down, passengers will unbuckle their seatbelts and float effortlessly around the cabin, enjoying the childlike freedom of zero gravity. The cabin becomes a spacious three-dimensional playground as passengers experience space firsthand, helmet-free. The ship has an incredible 17 windows, and passengers won't be able to resist being drawn towards the undeniable, euphoric beauty that lies beneath, as planet Earth looks right back at them in all her majesty. Whilst enjoying weightlessness and the life-changing view, the vehicle is preparing itself for re-entry into the Earth's atmosphere, utilizing the second design innovation of Virgin Galactic's space system, the Feather. There's FPG. Re-entry is arguably the most challenging aspect of space travel and has largely been approached in two ways, with winged vehicles or with capsule spacecraft. The revolutionary aspect of Virgin Galactic Feather technology is that it enables the vehicle to act like a winged vehicle when it is advantageous to be a winged vehicle, and then behave as a capsule when a capsule design gives you the advantage. On the way to space, the spaceship folds in half, with the booms moving upward to a 60-degree position as our pilots put the vehicle into an elegant backflip. This points the windows straight back towards Earth, offering passengers astounding and unobstructed views. This maneuver also allows the vehicle to behave like a capsule on re-entry, spreading the friction heat generated from re-entering the Earth's atmosphere across the entire underside of the spaceship and aerodynamically enabling it to reorient itself from any position. Once the ship has slowed down and starts to travel through the thicker parts of the Earth's atmosphere, where a winged vehicle is advantageous for maneuverability, the booms come back down from their feather position, and the spaceship gently glides back home safely and smoothly, ensuring a thrilling yet comfortable ride for those on board, and landing on the same runway it took off from. A truly extraordinary design, fit for an out-of-this-world experience. Abbiamo visto anche la parte tecnologica, che è importante proprio come in quella missione che ricordavamo all'inizio del Novecento, e credo che sia importante sottolineare che qui siamo di fronte a un cambio non solo lessicale, insomma, quando parliamo di nuovo approccio allo spazio, ma siamo di fronte a un cambio grammaticale. Vi do soltanto due ingredienti che prima non vi avevo detto. Chiaramente avremo poi una parte di question time alla fine, insomma, quindi avremo la possibilità chiaramente di fare delle domande subito dopo interventi del generale di squadra aerea Alberto Rosso, capo di Stato Maggiore, e della professoressa Maria Chiara Carrozza, presidente del CNR. Quindi iniziate ad appuntarvi i dubbi e gli interessi, le curiosità per dopo. Ma adesso veniamo ai particolari della missione. Comandante, autorità, signori e signore, gentili ospiti, buongiorno. Mi ha già presentato Massimo, che ringrazio. Si sente? Ok. Oggi per me è un piacere e un privilegio esporre il progetto di volo suborbitale a cui l'Aeronautica Militare sta lavorando con grande impegno, direi, da oltre 3 anni, in collaborazione anche con altre istituzioni italiane. Ricordo infatti che l'accordo quadro fra la Difesa e il Consiglio Nazionale delle Ricerche del 2014 è stata la cornice nella quale è iniziata una proficua collaborazione fra l'Aeronautica Militare e il CNR, ulteriormente rafforzata con la sigla dell'accordo di collaborazione tra l'AM e il CNR in data 8 febbraio scorso, per lo svolgimento appunto di attività congiunta di volo suborbitale con la compagnia Virgin Galactic. Per completezza di informazione, ricordo anche l'accordo di collaborazione siglato con ASI nel marzo del 2018 e il gruppo di lavoro attivato con ENAC, sempre in tema di volo suborbitale, sempre nel 2018. Specialmente negli ultimi 2 anni, il lavoro del personale dell'Aeronautica Militare, dei ricercatori del CNR, delle università e delle entità collegate al progetto è stato incessante per preparare non solo l'organizzazione del volo, ma anche tutti gli esperimenti che voleranno sulla navetta della Virgin Galactic. Sono certo che tutto questo sforzo ne valsa la pena, non solo per chi sta lavorando al progetto, ma per tutta la nazione, per le ricadute tecnologiche, le innovazioni, il mondo della ricerca e anche quello del volo commerciale. Con il permesso del signor Cavo di Sma, generale Rosso,
Desidero adesso citare le sue parole per esprimere le motivazioni per le quali la Guardia Militare, una forza armata che per essere efficace deve essere per forza essere sempre all'avanguardia nell'innovazione tecnologica, ha intrapreso questa strada così pionieristica. Quindi, come dicono i militari e gli americani, quote, l'Aeronautica Militare ha da sempre guardato allo spazio e all'aerospazio con grande interesse. L'aerospazio rappresenta la natura estensione operativa dei nostri compiti istituzionali, una risorsa del Paese che l'Aeronautica deve imparare a conoscere sempre meglio per garantire sicurezza e difesa, essendo la difesa dello spazio aereo nazionale il compito principale affidato per legge all'Arma Azzurra. Con questo progetto portato avanti, affidandosi a un pioniere del volo suborbitale, quale la Virgin Galactic, la M vuole iniziare ad esplorare il potenziale di questa tipologia di mezzi in ottica di future applicazioni sia civili che militari, oltre che offrire opportunità di crescita tecnologica, scientifica e industriale, essendo come sempre un'istituzione al servizio del Paese. Unquote. Volendo amplificare il concetto del signor Cavalisma, agli albori del volo, il mezzo aereo dei fratelli Wright nel dicembre del 1903 volava a pochi metri da terra. Oggi gli aerei moderni possono raggiungere quote di volo all'epoca impensabili, operando fino a 14-15 km di altezza. Nel prossimo futuro, non direi molto lontano, le capacità tecnologiche ci permetteranno di effettuare voli suborbitali a velocità ipersoniche a quote superiori ai 20 km, fino ai limiti dell'aerospazio. È quindi imperativo che l'Aeronautica Militare stia al passo e acquisisca quel know-how e la capacità di ottemperare alla sua primaria missione, la difesa dei cieli italiani 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, 75 giorni all'anno, anche in questo nuovo ambiente operativo. Inoltre, le ricadute di questo progresso tecnologico nel mondo commerciale saranno sicuramente importanti. Si pensi alla possibilità di collegare due spazioporti situati in due punti opposti al globo, con voli suborbitali commerciali a velocità ipersonica, quindi coprendo in poche ore distanze che i normali voli civili di oggi compiono in 10-12 ore. Non a caso, recentemente, proprio il Sole 24 Ore ha pubblicato un articolo sul volo suborbitale, stimando nei prossimi 5 anni un tasso di crescita del fatturato delle attività connesse ai voli suborbitali commerciali e non di ben il 55%. Le attività aerospaziali sono in rapida crescita e proprio in quest'ottica poche settimane fa il signor Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica ha firmato degli accordi di collaborazione nel settore del commercial space flight proprio con il CNR e con la TASI, così come con la Regione Emilia-Romagna a fine maggio. Una visione chiara e un'opportunità per il Paese che l'AM intende sostenere con le proprie competenze. Aggiungo una riflessione. È un dato di fatto che le istituzioni italiane saranno le prime in Europa a svolgere attività di volo suborbitale. Ritengo questo un vantaggio strategico, direi, per la nostra nazione. Questo Paese pioniere in tale attività per poter diventare anche la prima nazione in Europa a avere il potenziale per sviluppare attività di volo suborbitale commerciale. Portando così, collaborando così con le istituzioni, l'Aeronautica Militare potrà sviluppare, in collaborazione proprio con il CNR, l'Agenzia Spaziale Italiana, nonché con l'aviazione civile, con l'ENAC, proprio questa attività, e proprio l'ENAC ha disegnato recentemente lo spazioporto commerciale presso Grottaglie. Ma veniamo adesso alla missione di volo suborbitale che è oggi oggetto di questa conferenza stampa. La missione dell'AM e del CNR sarà denominata Virtute, volo italiano per la ricerca e la tecnologia suborbitale. Non so se si può svelare la slide del motto e dello STEM. Eccola qua. Il motto che è riportato sulla patch, Virtute, perseguir virtute e conoscenza, citando Dante Alighieri, in quanto ricorre anche un anniversario, citata nel Canto dell'Inferno. Il motto sintetizza appunto il fine ultimo della missione, quello di acquisire know-how in questa forma di volo e al contempo condurre ben 12 esperimenti di vario genere nel campo della medicina aeronautica e della fisica. Il dettaglio degli esperimenti verrà esposto dopo dai miei colleghi che fanno parte dell'equipaggio. Nella slide vediamo anche lo stemma, però crederei che anche questo, il significato dello stemma, sia poi spiegato dall'equipaggio, perché ritengo sia insomma un loro privilegio. Infine, come si legge, lo spazioplano, la Spaceship 2, chiamata VSS Unity, della società Virgin Galactic, porterà in volo l'equipaggio composto da due ufficiali dell'Aeronautica Militare ed un ricercatore del CNR. La missione è stata denominata Unity 23.
Detto questo, non voglio togliere altro tempo, ma lascio la parola al equipaggio che è presto a presentare. In primis, il Walter Viladei, colonnello dell'Aeronautica Militare, ingegnere e cosmonauta, con il ruolo di comandante dell'equipaggio italiano e coordinatore. Viladei monitorerà gli equipaggi per le sperimentazioni durante le fasi di volo in microgravità. Indosserà anche una tuta intelligente, cosiddetta smart suit, che misurerà i parametri biometrici coniugando moda e tecnologia italiana, fornendo dati sulle, reazioni fisiologiche durante il volo. Il secondo ufficiale dell'Aeronautica Militare dell'equipaggio è Angelo Dandolfi, tenente colonnello dell'Aeronautica Militare, medico aerospaziale, che effettuerà dei test sulle prestazioni cognitive in microgravità. Inoltre, dalla sua postazione, opererà degli apparati per investigare l'interazione tra alcune sostanze liquide e solide in ambiente di microgravità. Infine, e come dicono gli americani, last but not least, il terzo componente dell'equipaggio della missione, Pantaleo Carlucci, ingegnere e ricercatore del CNR, che indosserà dei sensori che misureranno costantemente il suo battito cardiaco, le funzioni cerebrali e altri fattori corporei durante il volo in microgravità. Bene, il mio intervento è giunto al termine, è tempo di lasciare la parola all'equipaggio, quindi, signor generale, col suo permesso e con favore del moderatore, chiamerei sul palco l'equipaggio. In questi casi si direbbe facciamo un applauso all'equipaggio, stanno andando nello... partono per un volo suborbitale. Prego, prego. Partono per un volo suborbitale, almeno un applauso glielo possiamo fare. E peraltro ci avete svelato anche un elemento importante, purtroppo noi giornalisti siamo in piccioni, leggo lì Virtute 1, quindi si dà per scontato che ce ne siano altre, insomma, quindi... Già questo è un primo elemento che possiamo cogliere. Allora, dovete prendere il microfono. Walter, non voglio prenderlo io, altrimenti chiaramente dobbiamo rispettare tutte le normative. Controlla che sia acceso, alzando. Perfetto, ottimo. Adesso è acceso. Raccontaci, diciamo, cosa farete, cosa state andando a fare. Chiaramente c'è tutta la parte anche emotiva, emozionale, ma soprattutto raccontateci l'aspetto fondamentale, insomma, c'è l'equipaggio italiano e andate a fare delle ricerche scientifiche. Assolutamente sì, signor Capo di Stato Maggiore, Presidente Carrozza, innanzitutto una brevissima introduzione per poi approfondire alcuni argomenti. Per me è un onore e un privilegio far parte di questo equipaggio insieme alla Tenente Colonnello Landolfi, che esprime una delle eccellenze dell'aeronautica, la medicina aerospaziale, e insieme all'ingegner Carlucci, che esprime un'altra eccellenza, quello del Consiglio Nazionale delle Ricerche nel settore della ricerca ad ampio spettro. Posso dire solo che in questi due anni abbondanti in cui abbiamo collaborato insieme, più che equipaggio siamo diventati anche amici, quindi si è strutturato un rapporto molto forte e devo dire che è stata un'occasione straordinaria dal mio punto di vista anche per creare una connettività, una conoscenza con quel gruppo di ricercatori che oggi è solo limitatamente rappresentato per ragioni di Covid, ma è molto più numeroso, che ci ha consentito come Forza Armata di popolare, di creare questo primo programma di ricerca scientifica suborbitale che faremo negli Stati Uniti e auspicabilmente porteremo un giorno anche in Italia. Io passo la parola anche ai miei colleghi, prima magari poi di trattare anche un po' più nel dettaglio sono i contenuti della missione. In effetti voglio solo sottolineare una cosa, in effetti voi siete le star, è giusto, però poi bisogna ricordare che ci sono tantissime persone che lavorano a terra, insomma, per il successo della missione, forse nello spazio questo talvolta viene dimenticato, giustamente guardiamo tutti alle persone che partono, ma poi c'è un grandissimo lavoro di team, di squadra da terra. Parola essenziale, squadra, è quella che ci contraddistingue certamente in aeronautica militare, siamo in qualche modo la punta di un iceberg sotto con una struttura fatta di straordinari professionisti per consentire oggi un volo suborbitale, ma quotidianamente H24, 7 giorni su 7, all'aeronautica di volare tutti i giorni. Angelo, a te la parola. Grazie Walter. Signor Capo di Stato Maggiore, gentili ospiti, per me e per la medicina aeronautica e spaziale in Italia il volo suborbitale rappresenta una novità di fatto, pertanto abbiamo messo su tutto lo sforzo possibile riunendo dalla DASAS con il reparto medicina, dal servizio sanitario a enti universitari, ricordo l'Università di Milano, il Policlinico di Milano, ma anche la Sapienza e la Cardi Online, abbiamo messo su ciò che potevamo andare a misurare, a monitorare, a realizzare per capire meglio quali possono essere gli effetti fisiologici del corpo umano esposto a questa nuova tipologia di volo.
Ecco dunque che ci saranno esperimenti che vanno a registrare l'attività cardiaca durante tutto il volo, o esperimenti per valutare le capacità cognitive. Questo ambiente straordinario può influire sulla capacità cognitiva del pilota o del passeggero? Anche questo sarà misurato. Ancora verranno portate in volo delle cellule neurali vive per vedere se sempre l'ambiente straordinario rappresentato dalla microgravità in qualche maniera può influire sui cambi di tipo genetico piuttosto che metabolico a questi tipi di stressor degli ambienti straordinari. Non finisce qua, perché anche altri esperimenti verranno svolti a terra, non sono stati citati, sia prima che dopo il volo, e quindi verranno effettuati una serie di prelievi di matrici che vanno da sangue, urine, pre e dopo, per andare a vedere al meglio tutto ciò che si poteva fare, quindi concentrando al massimo tutte le professionalità. Ringrazio ancora e passo la parola alla collega Carlucci. Buon pomeriggio a tutti. Signor Capo di Stato Maggiore, Presidente, un saluto particolare alla mia Presidente, che ultimamente, cioè negli ultimi mesi, ci ha dato la possibilità di e il supporto pieno a poter partecipare a questo progetto così importante. E io ci tenevo a sottolineare una cosa che mi sta a cuore. Io sono solo la punta dell'iceberg per quanto riguarda tutte le attività del CNR, perché ci sono decine e decine di ricercatori che hanno lavorato in perfetta sinergia con i colleghi qui presenti dell'Aeronautica Militare negli ultimi 2 anni, e senza di loro non sarebbe stato possibile implementare un volo così importante. Quindi alcuni di loro sono qui presenti e altri invece ci guarderanno successivamente nella nostra avventura. E quindi per me è un privilegio rappresentare il più grande ente di ricerca italiano. E, scusate, ma sono molto emozionato e quindi ripasso la parola. Lei non solo è molto emozionato, ma lo sa che attualmente è lo scienziato più invidiato al CNR, no? Quindi immagino che insomma gli altri volessero in qualche maniera partecipare, insomma io l'avrei fatto volentieri. Allora, prima di congedarvi e lasciare di nuovo la parola a Walter, arricchiamo anche questa presentazione con un breve video. Innovazione, tecnologia e ricerca scientifica sono gli obiettivi della nostra missione. È il primo volo suborbitale italiano ed europeo a 60 anni da quello di Alan Shepard con la Friendship 7. È una nuova frontiera che affrontiamo come squadra grazie alla collaborazione tra Aeronautica Militare e Consiglio Nazionale delle Ricerche e al team straordinario di ricercatori con i quali abbiamo sviluppato gli esperimenti che porteremo in volo a bordo della navetta Spaceship 2 Unity 23 della Virgin Galactic. Sarò il comandante di questa missione ed è un grande onore rappresentare l'Aeronautica Militare e l'Italia insieme ai miei colleghi dell'equipaggio. Il nostro obiettivo sarà svolgere gli esperimenti che porteremo a bordo, ma anche cercare di comprendere ancora meglio come questo genere di piattaforme dedicate al volo suborbitale potranno essere operate anche in Italia, a vantaggio della comunità scientifica e industriale del nostro paese. E un pensiero ai tanti giovani, studenti, ragazzi e ragazze che spero potranno seguire questa nostra avventura. Sarà un volo breve, come il primo volo dei fratelli Wright nel 1903, ma dischiuderà un orizzonte di nuove opportunità da cogliere per costruire un futuro con loro come protagonisti. Virtute 1 sarà la nostra missione, e Virtute Siderum Tenus, il motto dell'Aeronautica Militare, sono le parole che ci accompagneranno in questo volo. Sono Pantaleone Carlucci, del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Il mio ruolo a bordo della missione Virtute 1 sarà quella di ingegnere di volo. Per la prima volta il CNR partecipa ad una missione spaziale con un proprio operatore. Questo ci dà la possibilità di utilizzare un laboratorio privilegiato. I nostri esperimenti a bordo vanno dallo studio di combustione su nuovi materiali, sulla rilevazione di radiazioni e sui nuovi sistemi di propulsione. Per me è un privilegio rappresentare il mio ente in collaborazione con l'Aeronautica Militare. Sono Angelo Landolfi, tenente colonnello dell'Aeronautica Militare, con il ruolo di medico sperimentatore di volo a bordo di questa missione. Per la medicina aeronautica e spaziale in Italia il volo suborbitale è una novità, non è mai stato studiato. Pertanto questa è un'occasione propizia per cui sono stati messi insieme e realizzati una serie di esperimenti con l'Aeronautica Militare, unitamente alla collaborazione di centri di ricerca ed università,
volti a verificare, studiare e monitorare gli effetti fisiologici del corpo umano esposto a questa particolare tipologia di volo, spaziando dal monitoraggio dell'attività cardiaca al fine di studiare gli effetti delle accelerazioni o ancora la capacità di predire l'eventuale sviluppo dei segni e sintomi della motion sickness, ovvero del mal di spazio, o ancora a testare le capacità cognitive dello space flight participant esposto in condizioni di microgravità mediante la registrazione di elettroencefalogramma, esercizi su tablet di tipo cognitivo, fino a portare in volo delle cellule del tessuto nervoso centrale affinché possiamo andare a studiare e verificare come queste possano eventualmente modificarsi quando esposte a condizioni di ambienti straordinari, quale è quello della microgravità, ovvero di questo volo suborbitale. Pertanto posso sicuramente dire che sono felice e onorato, quale ufficiale medico dell'Aeronautica Militare, di poter partecipare a questa missione. We can't hear anybody. Accade è il primo momento in cui l'equipaggio effettivamente pensa a qualcosa che deve esprimere se stesso. Essendo ufficiali dell'aeronautica e ricercatori del CNR, l'abbiamo fatto cercando di interpretare quelle che sono le vocazioni delle nostre organizzazioni. E quindi sicuramente il nome Virtute, volo italiano per la ricerca e la tecnologia suborbitale, che in qualche modo mette insieme le finalità degli esperimenti che stiamo portando in orbita. E questo uno che correttamente è un auspicio, è l'idea che questa sia non una missione singola, ma l'inizio di una missione, l'inizio di un percorso in cui l'aeronautica, il CNR, ma l'Italia in generale, con il coinvolgimento delle industrie, degli enti di ricerca e delle istituzioni, possa aprire e costruire una strada nuova imparando questo nuovo modo di volare, che è quello del volo suborbitale. Ora, tanto nuovo non è, quindi vedete, iniziamo diciamo dall'interno verso l'esterno, c'è una traiettoria, questa traiettoria d'arco suborbitale, vedete in basso ci sono delle ali, le ali di Icaro, quindi l'inizio del volo, un simbolo importante per l'aeronautica militare, per la divisione aerea studi spaziali. Abbiamo là in mezzo la Friendship 7, quindi il programma Mercury, quindi 1961, abbiamo in alto quasi all'apogeo la Spaceship 2. Questa traiettoria collega le due sponde dell'oceano, quindi l'Italia parte dall'Italia, idealmente arriva negli Stati Uniti, proprio a significare che ci aspettiamo un giorno di poter decollare da qui, dal nostro paese, per arrivare magari dall'altra parte del continente. Vedete l'atmosfera, quindi questa sottile quantità di gas che più o meno attraverseremo, cominceremo ad esplorare su quote che finora non sono state particolarmente esplorate, per arrivare dall'altra parte. E ovviamente le due date, quindi siamo a 60 anni dal 1961, 2021, le due bandiere, Italia-Stati Uniti, ancora una volta a significare un legame storico fondamentale per le attività spaziali del nostro paese. Ricordiamolo, siamo stati il terzo paese al mondo a lanciare un satellite e al tempo, proprio grazie ancora una volta ad un'antesignana collaborazione tra aeronautica militare e quello che al tempo era il CNR, il Consiglio Nazionale delle Ricerche. Quindi in questo anche un ulteriore significato. La geometria interna, questo dodecagono, rappresenta il numero degli esperimenti che porteremo in volo, e il motto è stato appunto introdotto in qualche modo ricordando anche la nostra cultura umanistica nazionale, sono i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, quindi abbiamo ripreso un suo verso famosissimo nel quale appunto ritroviamo la parola che è parte fondamentale del motto dell'aeronautica militare. Questo è il nostro stemma, è stato un esercizio veramente interessante fatto con Angelo e con Leo e che poi il Capo di Stato Maggiore e il Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche hanno in qualche modo approvato.
Vado avanti con la presentazione. Dove lo punto? Dove va puntato? Ok, perfetto, abbiamo fatto. Allora, molto rapidamente, primo volo 1961, ora siamo nel 2021. A significare cosa? Nel 1961 quel volo di Alan Shepard era dimostrazione di un limite tecnologico. I russi avevano volato con Yuri Gagarin poche settimane prima, entrando in un volo orbitale gli americani non ce l'avevano fatta, quindi era l'idea di un limite. Oggi il volo suborbitale invece è l'inizio di una nuova opportunità, l'inizio di una possibilità di sfruttare tecnologie nuove che ci consentiranno di volare, come diceva anche il colonnello Galgani, a abbreviare i tempi di percorrenza nel futuro sul nostro paese. Quindi un'impostazione, due stessi profili di volo, un'impostazione, una prospettiva completamente differente. Dove andremo? Il volo lo faremo negli Stati Uniti, Spaceport America, New Mexico, una enorme area desertica, scarsamente popolata, quindi idonea assolutamente per queste tipologie di voli. Faremo un volo sperimentale, siamo ancora all'interno dell'inviluppo dei voli sperimentali e questo rende la partecipazione dell'aeronautica e del CNR all'interno perfettamente, direi, dell'inviluppo dei nostri compiti istituzionali. Lo faremo volando con questo aeroplano che, come mostrava il video di Virgin Galactic, ha delle caratteristiche di grandi novità. Quindi abbiamo una mothership che ci porterà intorno a 50.000 piedi prima di essere sganciati e abbiamo il velivolo che vedete in alto a destra, che è la spaceship, quindi il mezzo che fisicamente ci porterà a lambire i limiti dell'atmosfera. La struttura è una struttura molto particolare, la vedete in alto a sinistra, Spaceport America, uno dei primi Spaceport, e da lì opereremo la missione, da lì decolleremo con i velivoli. Una piccola scheda descrittiva molto rapida, la nostra finestra di lancio si apre a fine settembre e durerà circa 2-3 settimane. Ovviamente la missione, come ogni missione sperimentale, richiede una serie molto complessa di controlli preliminari. L'ultimo volo di Virgin Galactic è stato fatto a metà luglio, quindi sono in corso una serie di analisi per poi formalmente andare a congelare la data di volo. Ad oggi nominalmente ci siamo dati come elemento organizzativo il 25 settembre come data da cui la nostra finestra di lancio si apre e andremo lì due settimane prima per portare con i nostri colleghi ricercatori gli esperimenti che consentiranno a Virgin Galactic di assemblarli all'interno del velivolo. È una missione di tipo suborbitale, la Unity 23, il decollo Spaceport America, atterreremo nello stesso punto di decollo, l'altezza massima stimata come apogeo è circa 295.000 piedi, siamo intorno ai 90-92 km, ovviamente dipenderà molto dalle condizioni del momento, le condizioni di funzionamento del motore, le condizioni dell'atmosfera, quelle tipiche caratteristiche operative che poi fanno la differenza tra quello che è un numero stimato e quello che è la realtà del risultato che andremo a conseguire. Gli obiettivi della nostra missione sono innanzitutto svolgere gli esperimenti che ci sono stati assegnati, ma certamente cercare di acquisire informazioni. Tutte quelle informazioni dal punto di vista operativo, di sicurezza del volo, di addestramento dell'equipaggio per poter poi in qualche modo costruire quell'indispensabile background che ci consentirà in futuro di portare questa capacità di volo suborbitale, perché no, in Europa e in Italia. Il profilo di volo, il video di Virgin Galactic l'ha in modo molto più forte rappresentato con delle immagini straordinarie e stupende, ve lo riassumo brevemente, si decollerà molto presto la mattina per arrivare in circa un'ora alla quota di 50.000 piedi, la mothership a quel punto ci sgancerà, verrà fatta una rapidissima, pochi secondi, manovra di separazione dal velivolo che ci ha portato in orbita e verrà acceso il propulsore, un motore, un endorazzo di tipo ibrido. Verrà fatta una manovra di pull-up, il pilota tirerà su il muso e andremo verticali fino per 60-70 secondi opererà il motore per poi fare un engine cut-off, quindi un'interruzione di questo funzionamento e lì c'è una fase definita di coasting in cui viaggeremo per inerzia cercando di traguardare l'apogeo più alto possibile. Ad un certo punto il pilota ci darà l'autorizzazione a rimuoverci dalle cinture di sicurezza che ci assicurano ai seggiolini e potremo iniziare le nostre attività di sperimentazione.
Angelo si occuperà di svolgere un test che consentirà poi di fare alcune valutazioni che vi mostrerò rapidamente. Anche Leo farà degli esperimenti e porterà dei sensori a bordo. Abbiamo un rack, quindi un contenitore che ospita i nostri esperimenti, che dovrà essere ovviamente azionato, controllato e verificato. Gli esperimenti saranno operati solamente dall'equipaggio italiano. Ci sarà una persona di Virgin che assicurerà in cabina la sicurezza e saremo in collegamento con i piloti. Quindi l'equipaggio italiano opererà in autonomia a questi esperimenti. È molto interessante il sistema. Ad un certo punto il velivolo, arrivato quasi all'apogeo, fa una manovra e vola, fa un volo rovescio, quindi consente anche per finalità turistiche, come mostravano, di osservare la Terra. Dopo circa 3 minuti, questo è il tempo di microgravità che più o meno ci aspettiamo, inizierà la fase di rientro. In questa fase di rientro c'è un cambio di assetto, il velivolo rientra tecnicamente spanciando, quindi proteggendo e dissipando questa energia con il ventre, e poi questo sistema molto avanzato di Feather riposiziona il muso del velivolo verso il basso, quindi saremo quasi a 90 gradi in picchiata verso il basso, il pilota richiamerà e faremo quelle manovre di gestione dell'energia cinetica per riatterrare a Spaceport America. Il tutto con una durata stimata di circa 1 ora e 45, 2 ore. 8 esperimenti tecnologici, 4 esperimenti medici, 12 esperimenti complessivi che vi vado ad illustrare molto rapidamente e soprattutto una considerazione che è stata un'esperienza e continua ad esserlo perché eravamo a scambiarci mail per organizzare il trasporto degli esperimenti fino a poco prima della press conference, una straordinaria occasione di interazione sia col mondo dei ricercatori italiani e sia con il mondo tecnico di Virgin, con un rapporto estremamente interessante perché è la prima volta che Virgin opera la spaceship in questo modo. Quindi è per la prima volta che mette degli esperimenti in cabina, ospita un equipaggio che opererà questi esperimenti, quindi è per loro anche un'esperienza completamente nuova che per la prima volta fanno con l'Italia, l'Aeronautica Militare e il CNR. Inizio con gli esperimenti medici, molto rapidamente, ovviamente sia i colleghi ricercatori, Angelo e Leo, poi saremo a disposizione per approfondire i vari temi. Comfortability, Angelo farà un test mentre è seduto e stiamo in condizioni di microgravità per vedere come queste condizioni impattano sulle capacità cognitive dei passeggeri. E questo lo farà ovviamente sotto costante monitoraggio, quindi verranno monitorati una serie di parametri legati allo sforzo cardiaco del soggetto, la frequenza di respirazioni, verranno riprese poi le funzioni d'onda del funzionamento cerebrale, tutto registrato per poi consentire a terra in fase di processing comparare il risultato del test con quelle che erano le condizioni di svolgimento del test stesso. Qui abbiamo altri 2 esperimenti medici, Neural Plasticity e Motion Sickness. Neural Plasticity ci consentirà di portare delle cellule neurali contenute appositamente all'interno del velivolo per registrarne il comportamento e misurarne l'impatto in condizioni di microgravità. Questo richiede da parte dell'aeronautica militare la messa a disposizione di un'altra capacità fondamentale per noi, quello del trasporto. Quindi trasporteremo un laboratorio medico per assicurare che le cellule arrivino in condizioni ideali alla Scrusis, dove atterreremo, e poi a Spaceport America. Saranno gestiti da un team medico dell'aeronautica militare con i colleghi di Milano, del Policlinico di Milano, per assicurarne la qualità prima del volo. E saranno effettuati dei campioni, dei prelievi, prima e durante il volo per confrontarne il risultato. Quindi i passeggeri, l'equipaggio è sostanzialmente esso stesso un esperimento. Motion sickness ci consente di misurare ulteriori parametri, quindi misurerà e caratterizzerà le condizioni di vibrazione a bassa frequenza della cabina e questo sia utile per la ricostruzione della traiettoria di volo, cosa a cui l'aeronautica è ovviamente molto interessata, ma anche per capire come queste condizioni vibroacustiche abbiano un impatto sulla sensazione di motion sickness, cioè di mal di mare. Quindi quella sensazione di disagio, di malessere che si prova in alcune specifiche condizioni di volo. Lulin e Dusi sono 2 esperimenti, ma in realtà sono un esperimento unico. Sono 2 modi di misurare le caratteristiche di radiazione in quello specifico ambiente, in quella fascia di quote, con 2 sistemi differenti. Un
un dosimetro portatile e uno spettrodosimetro. Ora, perché questo è estremamente anche importante? Perché in questa fascia tra i 20 e i 100 chilometri, di fatto ad oggi gli aeroplani non volano e i tradizionali razzi ci passano il più velocemente possibile. Quindi non c'è una caratterizzazione, c'è una caratterizzazione dei tentativi attraverso palloni stratosferici, attraverso palloni sonda, ma questa possibilità di volare per alcuni minuti in queste condizioni rende preziosa questa quantità di informazioni, perché quando questa tipologia di voli non sarà più solo sperimentale, ma sarà anche commerciale, operativa, ovviamente avremo bisogno di caratterizzare questo ambiente per stabilirne eventuali limiti, limitazioni o regole di utilizzo, così come normalmente accade per l'aviazione civile. Abbiamo due esperimenti proposti e sviluppati dall'Università di Tor Vergata. Il primo, SHARCS, si tratta di provare il comportamento in microgravità di polimeri a memoria di forma. È una collaborazione che l'aeronautica ha iniziato anche molti anni fa. Un primo esperimento fu fatto con la missione 134 nel 2011 e si tratta di schiume di materiali polimerici che, sottoposti a campi termici, riacquisiscono la forma originaria. Molto utili per applicazioni anche di attuatori nello spazio, lo proveremo con un sistema che ha dimensioni più grandi rispetto al passato, quindi su condizioni di scala più grandi. Il secondo esperimento sono delle siringhe che porteremo con noi, le porteremo nei taschini, in fase di microgravità li attiveremo e si tratta di studiare la reazione, una volta portati i campioni a terra, di quello che avviene mescolando liquidi differenti di differente densità e in qualche modo caricati anche con particelle tra di loro differenti. Quindi ci portiamo delle siringhe con del materiale che attiveremo durante la fase di microgravità. Abbiamo poi due esperimenti estremamente interessanti. PING, si tratta di studiare le condizioni e l'effetto di bagnabilità di alcune superfici. Quindi l'esperimento contiene delle superfici con caratteristiche differenti che saranno in condizioni di microgravità bagnati da diversi liquidi contenuti nell'esperimento e questo, una volta a terra registrate le immagini con elevata velocità ed alta qualità, consentirà di caratterizzare la dinamica di questi fenomeni. Mentre la parte di combustion è un esperimento in qualche modo che eredita un precedente esperimento fatto sulla Stazione Spaziale Internazionale nel 2013 e qui si vuole provare a combinare e far reagire attraverso combustioni materiali tra di loro differenti. Le condizioni di microgravità e di come avvengono fenomeni di fluidodinamica in questo ambiente consente sicuramente di avere informazioni importanti anche per ottimizzare ed efficientare. Oggi parliamo di efficienza e di sostenibilità, questo è sicuramente un tema che può aiutare questo tipo di ricerca. Abbiamo altri due esperimenti tecnologici. TRAP è un provare in condizioni di microgravità dei sistemi che servono ad assicurare il funzionamento di microtrust e sistemi propulsivi per microsatelliti. Quindi stiamo in qualche modo spazializzando e dimostrando la validità di alcune tecnologie prima di poter avere, in qualche modo questo è un concetto utilissimo, quindi la ricerca che ha un trasferimento tecnologico verso l'industria, in questo caso lo facciamo con un piccolo componente specifico per microsatelliti. Cabin air quality in qualche modo si inserisce nel filone dei dosimetri e quindi anche caratterizzare la distribuzione delle microparticelle in cabina è estremamente importante, soprattutto nell'ottica di voli che diventeranno voli di routine e che saranno caratterizzati con limitazioni, come oggi accade in base alla normativa ICAO, dei voli dell'aviazione civile. L'ultimo esperimento è Smart Suit, sarà la tuta che io indosserò, i miei colleghi indosseranno la tuta da volo dell'aeronautica militare, è un tentativo di mettere insieme tecnologie, materiali innovativi con un po' di design italiano. La tuta è stata gestita come un esperimento, quindi neppure le tute di Virgin Galactic sono state sottoposte a questi test stress. E in particolare resistono fino a 6G, sono dei materiali che hanno caratteristiche ignifughe e antimagnetiche, sono resistenti al taglio, all'arco voltaico, ai liquidi e ai fluidi. Penso che con questa tuta posso fare Ironman, quindi è assolutamente un concetto nuovo che andremo a sperimentare e lì dentro metteremo una serie anche di esperimenti wearable. Questo è in maniera sintetica, forse anche un po' troppo sintetico, quindi non me ne vogliano i colleghi del mondo della ricerca con i quali ho provato un po' a sintetizzare il contenuto della sperimentazione,
che andremo a portare in volo e dai quali ci aspettiamo ci possano essere dei ritorni positivi. Quindi ti ripasso la parola e grazie ancora per questa opportunità di presentare gli esperimenti. Allora, è interessante, li avete studiati per anni, è impiegato circa 15 minuti a raccontarli e dovrete farlo in 3 minuti, quindi i tempi si restringono sempre di più. E anche, devo dire, colpisce la tranquillità con cui parlavi di quella traiettoria che a tutti noi pare infernale, insomma, quindi è bene che sia tu a salire e a scendere insieme all'equipaggio. Allora, noi continuiamo. Grazie Walter, come vi avevo detto, poi se avete altre curiosità lo coinvolgiamo nuovamente nella fase finale. Adesso abbiamo un contributo del CEO di Virgin Galactic, Michael Kolglazier, che doveva intervenire, come sapete non interverrà più e ha mandato un contributo. Grazie, lo possiamo mandare. Hello. Salve, sono Michael Kolglazier, il CEO della Virgin Galactic. Sono davvero felice di essere qui quest'anno. Siamo qui per celebrare un anniversario molto importante, i 160 anni delle relazioni diplomatiche tra Italia e Stati Uniti. La Unity 23 è una pietra miliare non soltanto per le relazioni speciali tra Stati Uniti e Italia, ma anche per i progressi scientifici e l'esplorazione dello spazio. Alla Virgin Galactic noi ci stiamo concentrando proprio sui benefici legati alla possibilità di portare più persone nello spazio per la ricerca, per la scienza. Vogliamo aprire questa opportunità alla comunità globale. Non si era mai fatto prima di oggi. Siamo all'alba, alla nascita di una nuova era spaziale. Noi possiamo dare a più persone la possibilità di comprendere l'esplorazione, la ricerca, e quindi Unity 23 e l'aeronautica militare fanno da apripista per questo nuovo percorso. L'aeronautica militare italiana è un vero pioniere nella ricerca spaziale, ha una lunga storia, un profondo impegno legati all'innovazione. Noi siamo davvero entusiasti riguardo al lavoro dell'aeronautica militare italiana. È un lavoro che ci ispira moltissimo e infatti seguiamo attentamente tutte le ricerche che verranno svolte durante la missione. E quindi è la prima volta che un paese, l'Italia, potrà portare avanti queste ricerche in questo modo, partendo dal nostro spazioporto, il Nuovo Messico. Voglio complimentarmi con l'aeronautica militare italiana per questo spirito innovativo, i miei complimenti per questo programma spaziale. Stiamo esplorando insieme una nuova landa, un nuovo territorio. Avete visto quanti vantaggi vengono offerti per i viaggi nello spazio. Si tratta di viaggi significativi, memorabili per i partecipanti, ma è anche possibile utilizzarli per la ricerca in microgravità. Sono davvero onorato di essere presente con voi oggi e di prendere parte a questo lavoro così importante e sono lieto ora di presentare la nostra vicepresidente per gli affari di governo e per la ricerca, e anche una nostra neolaureata. E Sarisha ha partecipato al volo spaziale Unity 22 e infatti si è occupata della ricerca e dei test svolti in volo. Ascoltiamo le sue parole e ancora una volta grazie, e mi auguro che sarete presenti per prendere visione appunto del volo il giorno in cui avverrà. Bene Walter, in realtà siamo in una situazione che paradossalmente è più vicina a noi, ma che conosciamo di meno rispetto a tutto ciò che abbiamo fatto negli ultimi decenni, quindi mandiamo il video e poi sentiremo, come è stato annunciato, Sarisha Blanda. Hi. Welcome to Witnesses, you are clear.
is unbelievable. This is too unbelievable. Forse si completa così il video, abbiamo visto. Adesso abbiamo l'ultimo contributo, Savisha Blanda, astronauta. No matter how many times I watch that footage. Devo dire che non mi stancherò mai di guardare questo video. No matter how many times I watch that footage. Non mi stancherò mai di guardare questo video. Desidero ringraziare Michael per le sue parole introduttive. Sono lieta di essere con voi oggi. Sono passate più di 6 settimane ormai e devo dire che io ricordo ancora molto bene questa esperienza. Io da quando sono bambina sogno di poter andare nello spazio e io ho veramente desiderato partecipare a questa missione del tutto speciale. È stata un'esperienza incredibile per me, dal momento dell'addestramento al volo stesso, naturalmente l'assenza di gravità, la vista dallo spazio, il panorama, ecco, è stata una cosa incredibile. Ringrazio la mia famiglia e tutto il team della Virgin Galactic per avermi dato questa possibilità. Queste missioni ci consentono di portare avanti degli esperimenti che saranno utili anche per future missioni esplorative. È stato per me un grande privilegio potervi partecipare. Molto presto le persone che vedete di fronte a voi si troveranno esattamente dove sono stata già io e sono felice che loro potranno condividere questa esperienza. È importante quindi avere questa formazione, questo addestramento per portare avanti questa ricerca così importante. Io ho partecipato ad uno esperimento creato all'Università di Florida, della Florida, la cabina è progettata per portare avanti questi tipi di esperimenti e per poter creare queste nuove opportunità pionieristiche per i ricercatori. È possibile condurre degli esperimenti del tutto innovativi, portare avanti diversi profili di volo, e insomma vedere questa ricerca proprio dal vivo. È una parte centrale della nostra missione. Noi abbiamo collaborato con l'Aeronautica Militare e il Consiglio Nazionale per la Ricerca in Italia per questa prossima missione, proprio per portare avanti delle ricerche sugli wearable e altri aspetti. Ed è stato davvero interessante collaborare con i team interessati. Siamo entusiasti di poter collaborare con gruppi di ricercatori formidabili. Insieme ai nostri partner noi stiamo annunciando una nuova era per quanto riguarda il settore spaziale commerciale. Stiamo offrendo nuove opportunità legate alla ricerca nello spazio. Infatti questo volo verrà ricordato come pietra miliare essenziale nello spazio, e ci auguriamo di poter collaborare appunto con altre istituzioni come i nostri partner odierni che potranno condividere con noi questo tipo di sensazione che servirà da ispirazione per nuove generazioni in Italia, in Europa e in tutto il mondo. Grazie. Gli interventi in effetti. Sottolineo soltanto questo aspetto che è stato citato dall'astronauta Virgin, è come se si aprisse idealmente, si è già aperta anzi idealmente una terza fase nello spazio. C'è stata la fase che tutti noi ricordiamo appunto con Gagarin nell'Apollo, poi c'è stata la fase della stazione spaziale internazionale, adesso c'è la fase un po' che è stata se vogliamo anche banalizzata con turismo spaziale, ma stiamo vedendo proprio oggi che in realtà è una fase anche di importante ricerca per quello che riguarda anche la crescita e il progresso tecnologico e sociale. Insomma, c'è stato appunto già annunciato che forse un giorno prenderemo questi velivoli come oggi prendiamo gli aerei. Bene, allora io invito sul palco al tavolo la professoressa Carrozza, presidente del CNR, e il generale di squadra aerea Alberto Rosso, capo di Stato Maggiore.
se mi volete aggiungere. Grazie mille. Allora, Maria Chiara, inizierei con te perché oggi abbiamo sentito parlare del Consiglio Nazionale della Ricerca sin dall'inizio. Quando pensiamo al Consiglio Nazionale della Ricerca ci viene facilmente in mente il mondo dell'oceano, i poli, ci viene in mente la fisica dei vulcani. Insomma, lo spazio è un po' una novità, insomma, in qualche maniera. Chiaramente facevate delle ricerche, ma sta diventando importante. Ci vuoi raccontare appunto quanto è strategico anche nella tua visione del CNR lo spazio e il volo suborbitale? Che guarda a una nuova parte dello spazio, quindi il volo suborbitale, e anche a nuove opportunità che sono relative alla space economy e quindi a quello che poi sarà il futuro di questa particolare missione, di queste tecnologie. Per costruire il futuro sono necessari una serie di esperimenti e di conoscenze che ancora non sono disponibili. Sicuramente questa idea molto bella che è stata appena rappresentata, in cui gli sperimentatori sperimentano anche su se stessi, secondo me molto, molto bella, molto interessante, perché ha una serie di chiavi di lettura scientifiche e anche traslazionali molto interessanti. La prima è sicuramente il concetto di indossabilità, cioè quindi lo sperimentatore che indossa i sensori e quindi sperimenta su se stesso, nello stesso tempo prepara tutti gli esperimenti anche degli altri team che hanno nel REC. Quindi c'è una parte sicuramente di biomedicina e di medicina molto importante, di medicina nello spazio, che sarà necessaria, quindi è una condizione necessaria per poter sviluppare la space economy, riuscire a capire cosa succede anche fisiologicamente. E l'altro aspetto è quello, insomma, della ricerca che fa un po' da ponte, no? Quindi che permette di sviluppare la conoscenza e dei ricercatori che diventano protagonisti. Sono molti ricercatori, alcuni sono qua, sono, secondo me, perdonate l'orgoglio, come dire, anche sulla base di tutti i ruoli istituzionali che ho avuto, un po' il frutto della ricerca pubblica italiana, l'università, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, la loro collaborazione, insomma, per me è un orgoglio, un sogno. Io ho sempre avuto il sogno di andare nello spazio, quindi mi fa piacere andarci per il tramite dei ricercatori che andranno. Quindi saresti partita? Oh, io sì, insomma, io mi prenoto. Io ho due sogni, uno andare nello spazio e un altro andare in Antartide, quindi diciamo ci siamo quasi, Senti, c'è un altro elemento, secondo me, che è interessante sottolineare e riprende un po' l'aneddoto che raccontavo di Amundsen e dei finanziamenti privati. Giustamente tu hai raccontato con orgoglio dell'importanza, insomma, della ricerca pubblica, che però sta utilizzando anche degli strumenti privati. Quindi dobbiamo un po' smantellare questa separazione, questo muro che separa il mondo del pubblico dal mondo del privato. Si può lavorare insieme per ottenere un risultato più ampio. Nuovi strumenti, la collaborazione, le partnership pubblico-private. Anche a livello europeo io rappresento un cosiddetto expert group che si occupa delle partnership pubblico-private e quindi di come riuscire a sviluppare strumenti che attraverso la ricerca e la traslazionalità della tecnologia, quindi la trasformazione di scienza in tecnologia, consentono anche il decollo dell'economia. Quindi sicuramente il decollo, la traslazione, che significa portare la scienza a trasformare la tecnologia di oggi è il frutto della ricerca di ieri. Senza la ricerca fondamentale
non riusciamo a sviluppare oggi la tecnologia. Questo è un concetto fondamentale. L'iniziativa pubblico-privata è l'elemento fondante su cui si possono anche creare delle opportunità per la ricerca. Senza l'iniziativa privata e quindi il supporto e lo sviluppo non diamo posti di lavoro e non creiamo un'opportunità per avere una tecnologia realmente utilizzabile. Io sono un bioingegnere neurorobotico. Gli esperimenti che ho visto descritto oggi mi richiamerebbero indietro a lavorare con loro. Adesso ho un altro ruolo e dico che l'ultimo messaggio che mi sta a cuore dare è quello non solo della ricerca fondamentale, perché se noi non capiamo fisiologicamente che cosa ci accade in quelle particolari condizioni, ma anche un concetto molto bello di interdisciplinarietà. Fisiologia, medicina, neuroscienze, biologia, scienze, fisica, fisica dell'atmosfera, insomma sono tutti elementi collegati, sono le tre sfide che noi abbiamo davanti, io dico sempre le tre sfide di questo tempo difficile, quindi la trasformazione digitale, la salute e la sfida della pandemia e la transizione ecologica che sono sempre alle porte. Infatti in questo esperimento c'è anche la qualità dell'aria che, non dimentichiamocelo, è importante per noi, quindi ci sono tutte le keywords più importanti, è un grande simbolo e sono particolarmente orgogliosa, ma è il loro lavoro, io sono qui solo a rappresentare loro. Allora, è importante sottolineare appunto questa pipeline dell'innovazione che è emersa dalle tue parole, perché poi siamo abituati a ragionare in termini di comparti stagni, quindi da una parte la ricerca, da una parte appunto magari la ricerca pubblica, la ricerca privata separata, il trasferimento tecnologico, l'impresa e l'università in altri settori. In realtà dobbiamo lavorare tutti insieme, perché come abbiamo visto nella storia era questa la normalità, lavorare tutti insieme per avere un obiettivo più ampio. Anch'io volevo andare nello spazio, credo che fosse un nostro sogno generazionale, insomma, che poi si è andato perso e forse sta tornando con l'elemento, diciamo, anche del volo suborbitale che lo rende quasi sognabile. Insomma, adesso prima era impossibile pensare di poter andare sul serio ad esplorare gli spazi. Allora abbiamo chiaramente il generale di squadra aerea Alberto Rosso, capo di Stato Maggiore, che peraltro è il padrone di casa, quindi non mi permetto di aggiungere altro. Prego. Grazie, grazie mille. Beh, aggiungo anch'io qualche riflessione. La prima, più che una riflessione, è una confessione un po' più ruda e militare rispetto alla diplomazia del Presidente CNR. Invidio enormemente l'equipaggio. Beati loro, hanno un'opportunità fantastica, essendo diversamente giovane, largo ai giovani, per questa missione. Ma adesso, al di là delle battute, intanto penso sia importante la simbologia della collaborazione, in questo caso fra CNR e Aeronautica Militare, perché se è vero che c'è un binomio fra pubblico e privato, per me è altrettanto importante il binomio civile-militare. È un'altra forma di collaborazione fra istituzioni a servizio del sistema paese, e penso che con queste attività pratiche dimostriamo la concretezza di questo concetto e della voglia vera di svilupparlo. Il secondo tema, altrettanto importante, è che questo ambiente nuovo, questa dimensione nuova, nella quale è ricorrente il termine essere un po' pionieri, non è esclusiva ovviamente del CNR e dell'Aeronautica, ma sono qua in sala presenti altre due realtà fondamentali, sono state menzionate, saluto ovviamente il dottor Di Palma dell'ENAC e l'ingegner Cosmo dell'ASI, perché sono altre due delle realtà istituzionali fondamentali che ci consentono veramente di fare squadra, come è stato detto, per sviluppare quella che prima di tutto penso sia un'opportunità incredibile per il nostro paese. È un'opportunità per i nostri giovani, è un'opportunità di crescita economica, di ricerca tecnologica, di sviluppo commerciale. È un'opportunità di lavoro per tanti giovani e che magari, ecco, vedendo quello che sta succedendo e vedendo qualcosa di concreto dello spazio, magari si appassionano e si avvicinano a quello che è un ambiente in sviluppo incredibile. Il termine pionieri vale per l'inizio del Novecento col volo, ma penso che sia assolutamente attagliato, pur con le differenze del caso, in quello che l'Aeronautica e il CNR stanno facendo oggi, ma quello che si prospetta nel nostro futuro. Quindi ecco, anche per i giovani c'è un po' di invidia, perché si aprono le prospettive in un ambiente nuovo così importante, che sono assolutamente straordinarie. Io penso che sia importante per un'istituzione come l'Aeronautica Militare, come le Forze Armate,
ovviamente essere attenti al presente, e penso che anche le attività recenti dimostrano come e la preparazione e le capacità dell'aeronautica siano indispensabili per le emergenze quotidiane, ahimè molto più coi piedi per terra. Penso al Covid, ma penso anche all'evacuazione dall'Afghanistan che si è recentemente conclusa. E quindi oltre all'esigenza, alla necessità di seguire quello che è, ahimè, una serie di avvenimenti sul nostro pianeta con i piedi per terra, non possiamo non avere un occhio proiettato al futuro, all'innovazione, a quelle che sono le sfide degli ambienti che ci si stanno prospettando. E quindi è una nostra responsabilità precisa, così come siamo attenti al presente e al supporto al Paese, ai nostri cittadini, anche essere altrettanto presenti, guardare avanti verso quello che è l'innovazione, la ricerca, l'ampliamento di un dominio che con un po' di presunzione sentiamo nostro, al quale abbiamo partecipato dall'inizio e nel quale vogliamo continuare a fare la differenza e offrire le nostre competenze, la nostra professionalità a fianco a quella delle altre istituzioni, dell'industria, delle start-up, delle forze più sane del Paese per valorizzare un dominio assolutamente nuovo. Senza dimenticarci poi quella che è una funzione propria dell'aeronautica, che è quella della difesa aerea. Oggi la sviluppiamo compiutamente nei confronti di quello che è il traffico commerciale, civile o militare, che arriva, abbiamo detto, a 15-16 km di quota. Questa sperimentazione porterà, come è stato già detto, in pochi anni a utilizzare spazi fino a 80, 90, 100 km di quota, vettori, mezzi, impiego di spazi aerei per finalità che sono civili, commerciali, ma anche militari. Quindi una nostra responsabilità è comprendere questo nostro ambiente, conoscerlo, essere in grado di svolgere quello che oggi facciamo a quote più basse anche in quello che sarà la nuova sfida, il nuovo dominio. Quindi una serie di opportunità straordinarie. E quindi oltre che l'invidia per l'equipaggio, anche un po' l'invidia per i giovani, perché si troveranno ad affrontare in maniera compiuta e piena questa crescita straordinaria, sono sicuro, in un dominio nuovo come quello dell'aerospazio e dello spazio. Aggiungo solo tre cose velocissime. Il Museo dell'Aeronautica di Bracciano testimonia l'importanza che l'aeronautica militare ha avuto nella storia dell'aviazione. Il secondo elemento è che mi sembra che abbia già preso forma il prossimo equipaggio della, speriamo, prossima missione. A questo punto il generale Rosso, il presidente Carrozza, mi aggiungo anch'io Massimo Sidei, se dovesse avanzare un posto. Insomma, quindi avere quello scudetto con i tre nomi credo che faccia invidia a tutti quanti. Ma adesso, a parte gli scherzi, voglio sottolineare l'importanza dell'elemento che le ha fatto emergere, il tema del lavoro. Insomma, spesso seguiamo i dibattiti su quanto la tecnologia e l'innovazione distruggano dei posti di lavoro, mettano magari fuori mercato delle vecchie occupazioni, ma dobbiamo anche sottolineare che l'innovazione e la tecnologia creano chiaramente grandi nuove opportunità per i giovani. Quindi questo credo che sia un messaggio molto importante, non solo per chi si approccia al mercato del lavoro, ma addirittura per chi studia. Insomma, questo evidentemente sarà uno spazio che crescerà in termini di importanza nella società, nell'economia e nel mondo della ricerca e della scienza. Insomma, quindi anche ai giovani ricercatori, agli scienziati in erba possiamo indicare tranquillamente la strada dello spazio come un elemento di grande crescita e di grande opportunità. Bene, allora siamo arrivati al question time. Io vi invito a rimanere con noi perché avremo sicuramente delle domande per voi. Quindi do la parola ai colleghi. Sottolineo che è inutile che chiediate se c'è un posto per la stampa, perché già l'ho chiesto io. Quindi chi vuole rompere il ghiaccio? Perfetto, possiamo far girare il microfono per passarlo al collega. Specificate se volete anche a chi è rivolta la domanda. Grazie. Sono Gianni Todini dell'agenzia Sky News. Volevo fare questa domanda a riferimento all'aereo madre. Volevo capire se nell'equipaggio dell'aereo madre farà parte il comandante Nicola Pecile, che è un pilota italiano della Virgin. Sarebbe un'informazione, insomma, interessante. Sarebbe un team italiano per questo volo suborbitale. Allora rispondo io. Dalle informazioni che ho, Nicola, che conosciamo bene, non sarà parte di questo equipaggio, ma ecco, Walter, forse voi avete qualche indicazione più. Al momento, da quello che sappiamo, non sarà parte di questo equipaggio, purtroppo. Altre domande, curiosità?
pomeriggio, Stefano Pioppi da Formica Air Press. Io volevo chiedere all'equipaggio come si immagina quei 3 minuti, che penso saranno di fuoco, insomma, e come è l'addestramento, la preparazione che state conducendo in queste settimane. Magari Walter può rispondere. Peraltro 3 minuti, ricordiamolo, forse lo citavi tu prima, il primo volo dei fratelli Wright è durato 50 secondi, mi sembra, correggimi se sbaglio. Diamo un microfono per Walter. Tanto ormai ci siamo abituati alla complessità del Covid, quindi... Beh, rispetto al volo dei fratelli Wright siamo molto oltre, erano pochi secondi. Allora, l'addestramento in realtà questa è la parte importante che abbiamo già in qualche modo avviato con Virgin Galactic in queste settimane attraverso delle VTC, quindi delle videoconferenze dove hanno cominciato ad introdurci le procedure che seguiremo a bordo. È importante valorizzare al massimo quei 3 minuti. Quindi la parte fondamentale è quella della crew coordination, quindi l'equipaggio deve operare in sicurezza ma con il massimo coordinamento. Quindi quello che ci aspetta nelle 2 settimane che precedono il volo e durante le quali saremo in New Mexico sono una serie di sessioni di addestramento con il capo degli astronauti di Virgin, dove impareremo ad operare i nostri esperimenti indossando il paracadute, facendo una serie di prove all'interno del loro simulatore, simulando le tempistiche. Quindi ci saranno dati dei tempi, ciascuno di noi ha una checklist che stiamo sviluppando insieme a Virgin Galactic con degli specifici task assegnati in funzione del ruolo che ciascuno di noi ha. È fondamentale questa parte dell'addestramento, è anche fondamentale l'interazione con i nostri colleghi ricercatori, perché noi saremo responsabili della sicurezza di quegli esperimenti. E quindi anche prevedere le eventuali failure o contingency o situazioni di anomalie, dovremo essere in grado di identificarle. Quindi continua ad esserci un'interazione molto forte con i ricercatori per individuare tutte le casistiche e ovviamente coordinare con l'equipaggio e con Virgin Galactic quale sarà in funzione dei diversi scenari il comportamento da seguire. 3 minuti molto rapidi, l'altra parte fondamentale è ovviamente capire come gestire il nostro organismo in queste condizioni di microgravità, come muoversi. Avete visto del profilo che la navetta fa 2 manovre di rotazione durante le quali si attivano dei thrusters. Quelli sono momenti, diciamo, più sensibili anche per condizioni di dinamica del volo, quindi l'equipaggio deve coordinare la sua checklist con tenersi in funzione della posizione che occupa in quel momento alle strutture di supporto all'interno della cabina, che non è grandissima, sono 4 metri per 2 metri e mezzo più o meno, quindi è un volume importante, ma ci si muove e bisogna muoversi con molta attenzione, soprattutto considerando che abbiamo degli esperimenti a bordo che non vanno danneggiati. Quindi in queste 2 settimane abbiamo già iniziato, continueremo un addestramento sia singolo per l'equipaggiamento che porteremo addosso, sia come equipaggio completo noi 3 insieme al personale di Virgin. Rimani qua, probabilmente ci sono altre domande. Abbiamo qui una domanda. Gianluca Scagnetti, varie testate, Reed, Insider Trend, Radio Omega. Dunque, correggetemi se sbaglio, nella produzione del collega si è parlato di possibili impedimenti dell'operazione derivanti dalle condi meteo. Ora, conosciamo la situazione attuale in Louisiana, l'uragano e via discorrendo. Siccome si parla di Golfo del Messico e si è parlato di una finestra temporale di lancio a fine settembre da durare 2 o 3 settimane. Ora io volevo sapere se, sulla base ovviamente dei vostri uffici meteorologici, eccetera, eccetera, le informazioni che avete accurate, quale potrebbe essere l'impedimento e nel caso si dovesse arrivare a un rinvio, se questa finestra può essere sufficientemente ampia, ovvero sia cosa potrebbe accadere in caso di un rinvio. Grazie. Allora, quello che accade, hanno iniziato a spiegarci a Virgin Galactic nella loro gestione dell'operazione, ovviamente la finestra di lancio è ampia quanto più uno è distante. Quanto uno più si avvicina all'inizio della finestra di lancio, tanto più questa si riduce fino, ipoteticamente, a 48 ore prima a convergere su un giorno ben preciso. Quindi l'ampiezza è legata ad oggi, come succede normalmente anche nelle missioni spaziali, all'intervallo di tempo che ci separa dal decollo, che significa una serie di controlli sui velivoli, una serie di attività di organizzazione, ovviamente anche le condizioni meteo. Quello che fa Virgin è, da una parte, utilizzare gli strumenti che ha per controllare se ci sono dei fenomeni meteorologici significativi e poi,
48 ore prima, 72 ore prima fanno dei voli ad una certa quota con i velivoli che hanno per stimare le condizioni del vento in quota. Quindi raccolgono tutta una serie di informazioni per poter poi stimare un go no go dal punto di vista delle condizioni meteorologiche sul posto e comunque su tutto quello che è il volume di ingaggio dei velivoli durante la traiettoria di volo di ascesa e rientro. Prego. Una domanda lì in fondo. Roberta Giuli di Sky TG24. Io volevo fare una domanda sugli esperimenti scientifici, cioè qual è stata la scelta e la preparazione, se durante la preparazione c'è qualcosa, cioè la preparazione vi ha dato modo di aspettarvi qualcosa sui risultati. Direi per Maria Chiara Carrozza. Vieni Leo. Sì, noi fondamentalmente abbiamo aperto delle colli interne all'interno del CNR, soprattutto nei due dipartimenti di Terra Ambiente e di Ingegneria, rappresentati qui dal direttore Emilio Fortunato Campana. E a queste colle hanno risposto diversi gruppi di ricerca e che ci hanno in qualche modo illustrato quale potesse essere la potenzialità degli esperimenti che ci hanno praticamente sottoposti. E quindi noi abbiamo selezionato quelli più promettenti e quelli che in qualche modo potessero essere anche, diciamo, implementati in una fase successiva. Quindi fondamentalmente ci sono arrivate diverse proposte, abbiamo selezionato quelle che insieme al nostro gruppo di lavoro, che è rappresentato anche qui dall'ingegner Paciucci e dal professor Cairo, abbiamo selezionato per gli esperimenti della prima missione suborbitale. Vuoi aggiungere qualcosa, Maria Chiara? Sì, certo. Sì, aggiungo che questo, diciamo, è il metodo classico che si usa, no? Quando si partecipa, quindi c'è una fase propositiva, poi vengono selezionati sulla base anche dei vincoli che si possono avere. Però si capisce bene qual è il trade union, insomma, la salute, la fisiologia, la produzione di energia, i fenomeni, insomma, di combustione, cioè quindi c'è un trade union che è quello delle poi capire come funzionerà, come sarà l'evoluzione futura, insomma, di queste tecnologie. C'era anche il vincolo temporale, chiaramente dovevano essere esperimenti molto veloci. I vincoli sono quelli del tempo, dello spazio, dell'alimentazione, la pericolosità, la sicurezza, insomma, è un classico. Insomma. Un'altra domanda lì? Buonasera, sono Fabrizio Scherinci di Report Difesa e volevo sapere se c'era la possibilità nel prossimo futuro, nel medio termine, e la domanda è rivolta un po' a tutti, di realizzare spazioporti in Italia, sul nostro territorio nazionale, magari anche con il contributo di Virgin Galactic, se l'obiettivo è quello lì. Grazie. La risposta è assolutamente sì. Il volo ipersonico suborbitale, che adesso è nella sua infanzia, ma come è stato detto, propone e offre la potenzialità di sfruttare mezzi che volano a quote molto elevate, a velocità elevatissime, per fini commerciali, per fini di collegamento di località. Quindi quello che oggi un aeroplano, si diceva, impiega 10 ore di volo come distanza a coprire, domani basteranno un'ora, un'ora e mezza. E quindi si apre un altro mondo ed è uno dei motivi per i quali la presenza dell'ENAC è assolutamente fondamentale. Quindi parliamo dell'opportunità di sviluppare l'uso e l'impiego di una risorsa del Paese, perché lo spazio aereo è una risorsa, ha un indotto finanziario enorme. Servono ovviamente le infrastrutture e la tecnologia, e questi esperimenti ci consentono anche di cominciare a comprendere che tipologie di infrastrutture saranno necessarie per garantire l'impiego economico, commerciale, efficace di queste nuove opportunità, di queste nuove frontiere, in maniera sicura sul territorio nazionale. Non nascondo che possa esserci un'ambizione, visto che siamo in qualche modo anche qua forse i primi in Europa a seguire queste attività, di essere anche la nazione che più avanti delle altre possa ottenere la capacità di qualche collegamento futuro, appena sarà possibile, fra gli Stati Uniti e l'Europa, perché no, Virgin Galactic, ma nel campo del privato la competitività è fondamentale, garantendo il primo collegamento.
quindi è sicuramente un'ambizione. Potete immaginare le problematiche, le sfide che sono di tantissimo tipo nel garantire per esempio la sicurezza dell'attraversamento degli spazi aerei che sono congestionati, che sono già utilizzati da una miriade di vettori commerciali. Quindi una serie di problemi che in prospettiva avremo nel futuro, ma che è giusto cominciare ad affrontare fino da oggi. E quindi ecco, se si riesce in qualche modo a anticipare e a studiare la possibilità di offrire al nostro Paese anche qui una forma di, non voglio dire di pionierismo, ma comunque di primazia nello sviluppo e nello sfruttamento di questa nuova possibilità, penso che sia un vantaggio importantissimo e non solo di orgoglio per tutto il nostro Paese. E proprio partecipando agli esperimenti che si costruisce il primato anche nel futuro, insomma, quindi siamo sulla strada giusta. Volevo coinvolgere anche il tenente colonnello Landolfi, perché voi siete una squadra, quindi vi sentite giustamente tutti sullo stesso piano. Abbiamo altre domande? Magari qualche domanda anche sugli obiettivi medici. È vero che ci avete già raccontato molto, però se vuole aggiungere qualcosa sugli obiettivi medici. Aggiungerei io qualcosa che oltre ovviamente alla preparazione per portare al termine al meglio tutti gli esperimenti e gli obiettivi che ci siamo prefissati, non dimentichiamoci che ovviamente come ricercatori a bordo per poterli portare a termine occorre comunque una preparazione fisica, insomma non siamo normali passeggeri, ma dobbiamo poterci dedicare allo svolgimento, a portare a termine gli esperimenti, quindi comunque stiamo conducendo anche un'attività di mantenimento della forma fisica affinché gli effetti delle accelerazioni che precedono il raggiungimento dell'apogeo della microgravità, insomma, non ci portino in condizioni di difficoltà per poter poi eventualmente non portare a termine gli esperimenti. Quindi questa è un'altra fase fondamentale per il nostro obiettivo. Altre domande? Era giunta anche la domanda di un collega che non ha potuto partecipare del messaggero per il Capo di Stato Maggiore Rosso. La domanda era: sono previste altre missioni dell'Aeronautica Militare con Virgin Galactic o con altre agenzie nazionali private? Insomma, direi che avete già risposto ampiamente. Non c'è solo l'ambizione, c'è quasi, diciamo, la volontà, potremmo dire. Sì, assolutamente. Adesso dare già o delle date o degli obiettivi precisi forse prematuro, ma è evidente che questo è il primo passo in un percorso di crescita. Però di nuovo, nel momento in cui ci affacciamo al mondo del privato, la competitività in qualche modo è un elemento importante ed è forse uno dei valori aggiunti che gli Stati Uniti stanno sviluppando moltissimo nell'approccio allo spazio. No? L'approccio commerciale allo spazio consente non solo alle istituzioni, ma a chi ha la voglia, la capacità di investire, di misurarsi con un ambiente nuovo. Le caratteristiche in genere del mondo privato sono una maggiore dinamicità, una velocità, sono un pochino al di fuori di quelli che spesso sono invece i movimenti più strutturati, ma anche un pochino più lenti delle istituzioni. Quindi ecco, pubblico-privato e la valorizzazione delle attività commerciali è un modo per accelerare la ricerca, per affrontare, magari esplorare modalità diverse di conseguire lo stesso obiettivo. Quindi questa collaborazione per noi è importante, ci consente di comprendere ecco, i primi passi verso un nuovo mondo, ma penso come sempre che più che pianificare a lunghissimo termine si debba fare, pur con una giusta pianificazione, un passo alla volta. Quindi questo primo passo ovviamente ci darà gli elementi per poter poi verificare quali saranno i migliori, i più opportuni, i più economici passi utili per sviluppare ulteriormente questa conoscenza. È solo un primo passo, quindi sono sicuro che ci sarà una evoluzione e continuerà a essere un'evoluzione assolutamente coordinata, sinergica e concordata, magari coinvolgendo anche industrie ed eccellenze tecnologiche nazionali, che secondo me è un'altra ambizione importantissima da valorizzare per il nostro Paese. Non c'è dubbio, peraltro questo mi permette anche di ricordare che lo stesso Amundsen che arrivò al Polo Sud fu lo stesso a completare il famoso passaggio a nord-ovest per la prima volta, che era chiaramente, come dire, inseguita come tratta commerciale, insomma non c'erano finalità scientifiche. Da secoli si tentava di completare questo passaggio a nord-ovest per ridurre i tempi di percorrenza delle merci. Qui avevo un'altra domanda segnata dalla collega Battifoglia.
per Landolfi e Carlucci. Che cosa rappresenta questa opportunità dal punto di vista professionale e personale? Rispondo prima, avendo il microfono già fra le mani. Beh, sicuramente io personalmente mi sono sempre occupato di medicina aeronautica in primis, poi di medicina aerospaziale. Ho avuto la fortuna, veramente grazie all'aeronautica militare, di essere assegnato come prima destinazione al poligono di Pedras de Fogo, dove veramente l'esperienza sugli elicotteri, di poter volare tutti i giorni in attività SAR, mi ha aperto un mondo. Gli anni passati presso il reparto medicina di pratica di mare mi hanno consentito di fare delle esperienze straordinarie nell'ambito della medicina aeronautica, fino a poter acquisire la qualifica di Space Flight Surgeon al seguito dell'allora colonnello Roberto Vittori, dove al suo seguito siamo stati quasi un anno presso lo Yuri Gagarin Training Cosmonaut Center a imparare cosa fa il medico e come può aiutare l'astronauta a portare al meglio le missioni. Anche una breve parentesi, devo dire, presso l'aviazione civile, presso l'ENAC, mi ha consentito di poter conoscere anche gli altri aspetti dell'aviazione civile commerciale, e quindi diciamo che sono riuscito a mettere insieme tante competenze. Veramente ringrazio di essere riuscito in questo percorso, e quindi avere una visione medica in più ampi, in più campi, che tutto sommato, ecco, poi mi ha aiutato a riuscire a concepire al meglio anche gli esperimenti e gli obiettivi di questa attività. Dottor Carlucci, vuole aggiungere qualcosa? Sì. Per me naturalmente è un sogno che si realizza, perché io nelle precedenti esperienze al CNR ho sempre lavorato su velivoli da ricerca. Negli ultimi anni sono stato il responsabile di due aerei del CNR che sono stati coinvolti nelle attività di ricerca aeroportata in Campania e nello specifico sulla Terra dei Fuochi. Quindi sono stato il responsabile delle attività di volo e dell'ingegnerizzazione della strumentazione scientifica a bordo. Quindi ho un background che è molto, diciamo, strutturato a livello di campagne aeree. Per me fare questo step dalla troposfera alla mesosfera e allo spazio è qualcosa di indescrivibile. Allora, siamo arrivati alle 4, a meno che voi non mi chiediate un'altra finestra di tempo, io direi che possiamo chiudere. C'era qualcuno che voleva approfittare per fare l'ultima domanda? Non voglio togliere. Direi che abbiamo concluso. Io ringrazio tutti i partecipanti e chiuderei con un augurio per i componenti del viaggio.